Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati sul mio canale. Io sono il vostro divano preferito e oggi siamo di ritorno su Outward e voglio mostrarvi come recuperare un'arma leggendaria praticamente a inizio gioco con zero sforzi. Solamente correndo riusciremo a recuperare quella che mi vedete in mano, cioè l'attizzatoio, attizzatoio che io soprannominato della morte, ma in realtà è un attizzatoio che ha anche un suo nome specifico. Adesso vi faccio vedere come recuperarlo nella seconda mappa del gioco, quella per la strada verso Berg. E bando alle ciance e vi mostro subito il percorso. Bene ragazzi, la prima cosa che dovremo fare per recuperare questa arma è arrivare alla foresta di Emerkar, scusate, non l'ho ancora imparato a pronunciare bene. Qua noi arriviamo da Cierzo. Facciamo tutto questo percorso, stando attenti che per strada probabilmente troverete un fantasma. E ci spostiamo subito verso sinistra, verso la torre solitaria. La vedete anche quando ci passate vicino. Andiamo lì e adesso vi faccio vedere il percorso da fare. Una volta entrati, qua in basso troverete dei mostri, tanto spegniamo la luce, dei mostri che potete anche tranquillamente non affrontare. Se scendete da qui e vi recate qua, lì, qua dove sto muovendo il cursore, ok, troverete una leva, la azionate, poi uscite. Vi faccio vedere. Una volta fatto questo, dovremmo andare da qui, seguire tutta la strada principale che va verso la città di Berg, attraversare il ponte e andare su quest'isolotto. Qui troveremo un tronco distrutto, arrivati qui entreremo, prenderemo l'ascia e avremo avuto la nostra arma leggendaria. Qui troveremo una botola aperta. Una volta entrati, lasceremo perdere tutti quelli che sono i mostri. Attenzione, che possiamo tranquillamente lasciare qua lo zaino. Dovremo fare un movimento circolare, quindi scendiamo da qui, prendiamo l'ascia che è subito in quella stanza, facciamo tutto il giro e torniamo qui all'uscita. Eccoci qui, finalmente, col nostro attizzatoio della morte, la nostra mazza rovente, che vi faccio vedere. Impatto 14, scusatemi, impatto 25, danni 14 più 14 di fuoco, velocità d'attacco 1.2, quindi molto veloce, e un'arma rovente che non si raffredda, ideale per un tipo che non può morire. Bellissimo, molto molto carino, molto carino. Diciamo che non sta benissimo con il mio equipaggiamento, però non è male, eh? Va bene ragazzi, con questo il video è concluso, vi ho mostrato un'altra arma leggendaria, se volete sapere qualcos'altro fatemelo sapere nei commenti, se volete vedere qualche altro video su qualche altra arma rara fatemelo sapere nei commenti. Con questo è tutto e un saluto dal vostro divano. Ciao ragazzi! Muori, 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 muori. Ok.